Buongiorno a tutti. Allora, questi video per raccontarvi qual è l'opinione, la posizione sindacale di SNAMI rispetto ad alcuni dei temi di riordino dell'emergenza-urgenza in Emilia-Romagna, di modo da spiegare che cosa succede, che cosa noi pensiamo dovrebbe essere fatto e che cosa invece stiamo trovando come direttrici di riordino. Partiamo dalla questione 118. La delibera di giunta regionale di riordino dei servizi di emergenza-urgenza non parla esplicitamente di tagli, chiusure, accorpamenti di automediche, ma diciamo che poi nella pratica ci stiamo trovando in uno scenario in cui le aziende sanitarie tentano, e in alcuni casi hanno già fatto, di diciamo, accorpare automediche, chiudere automediche, fare ragionamenti sui volumi di attività dei mezzi di soccorso. Ora, e quindi in base ai volumi di attività dei mezzi di soccorso, diciamo, sponsorizzano l'idea di chiudere, rimuovere, come è stato recentemente nell'assemblea pubblica che avete visto a Correggio, mezzi di soccorso, quindi accorpare automediche, fare un numero più limitato di mezzi medicalizzati e nella delibera di giunta regionale addirittura leggiamo che c'è questa cosa del mezzo avanzato medico, mezzo avanzato infermieristico. A fronte, e noi dovremmo avere in Emilia-Romagna, secondo i dati riportati nero su bianco sulla delibera, un mezzo di soccorso avanzato ogni 29.000 abitanti, quindi il doppio di quello che sarebbe previsto dal decreto 70, che dice almeno uno a 60.000 ogni 350 km quadri. E noi l'abbiamo già detto e ridetto più volte, qui guardiamo e facciamo i conti di lucciole per lanterna, perché è evidente che, per noi è evidente che 1 a 60.000, per noi, ma anche per la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, anche per la Società Italiana Sistema 118, mezzo avanzato è solo quello che ha l'equipe in grado di dare tutti i trattamenti avanzati, e quindi quello che ha sia il medico che l'infermiere. I mezzi di soccorso, che noi tra l'altro definiamo ILS, cioè Immediate o Intermediate Life Support, quelli infermieristici, non dovrebbero, secondo noi, essere annoverati tra i mezzi di soccorso avanzato. Perché? Perché non sono in grado semplicemente di dare tutti i trattamenti avanzati che sono da fruire sui pazienti, indipendentemente dalla presenza o meno di protocolli o di medici link, che sono appunto questi medici di collegamento. Abbiamo avuto una riunione recentemente con l'azienda bolognese e il medico link è il medico di centrale operativa di fatto. Nessuna novità, il medico di centrale operativa in teoria era previsto dal 1992, anno di preparazione del DPR 27 marzo, no? Quindi quello che ha istituito il sistema 118. Noi andiamo invece a dire che istituiamo adesso questa figura di medico link, che sarebbe, secondo quello che raccontano i dirigenti, una figura di collegamento tra la rete ospedaliera, tra l'interno dell'ospedale e l'esterno, e quindi con tutta una serie di giustificazioni per stabilire che una forma contrattuale rispetto all'altra deve poter operare in questa funzione. Anche su questo, ci sono grossi punti di disaccordo tra noi e l'impostazione che è stata evidentemente data e trasferita all'interno di questa delibera di giunta regionale, perché, come dire, il fatto di conoscere la rete intraospedaliera è fondamentale, ma altrettanto fondamentale è conoscere la rete extraospedaliera, e conoscere la rete extraospedaliera magari non solo di un centro città, non solo di una determinata area, indipendentemente dal fatto che poi si con l'elicottero si giri, come dire, per tutto il territorio regionale, ma bisogna conoscere i singoli territori, perché il lavoro nei grossi centri urbani è un lavoro totalmente diverso da quello che avviene nelle province, magari nell'Appennino, magari nelle piccole comunità che hanno delle necessità e delle organizzazioni completamente diverse da quelle di un soccorso urbano. Bene, entriamo nel vivo della questione. Noi siamo estremamente a favore dell'introduzione di un medico di centrale operativa che supporti il personale, come era previsto dal 1992, e noi forse eravamo una delle poche regioni, se non l'unica, dovrei verificare, a non avere un medico nelle centrali operative. E ovviamente questo per un governo clinico di determinati percorsi, di determinati, diciamo, punti di interconnessione tra la rete delle cure primarie, la rete ospedaliera, quindi non solo il link con l'intraospedaliero, ma anche con la rete territoriale. Quindi il medico di centrale operativa serve, questo è fuori discussione. Quello che non deve però succedere è che si pensi di sostituire le funzioni di assistenza diretta dei pazienti dei mezzi avanzati con un medico al telefono che prescrive trattamenti che, tra virgolette, sono un
diciamo, surrogato dell'intervento diretto di un'equipe avanzata in loco. Se questo può essere fatto e noi siamo sicuri che possa essere necessario e possa essere utile per interventi salvavita, qualora il mezzo di soccorso con l'equipe avanzata, medico e infermiere, dovesse essere più distante, sul posto sia già presente un mezzo magari infermieristico piuttosto che un mezzo con i soccorritori, se in questi, come dire, casi è essenziale avere una guida, avere una, diciamo un coordinamento, una supervisione, la possibilità di avere un consiglio anche da parte del medico di centrale operativa. Dall'altro, però, non è pensabile che poi tutti i trattamenti, o comunque buona parte di essi, possano essere standardizzati tramite una gestione telefonica. Questa noi non riteniamo che sia una pratica che può diventare la prassi standard, tra virgolette, può invece essere un'enorme risorsa, una risorsa fondamentale per quelle situazioni di emergenza a tempo dipendenti nell'attesa dell'arrivo del mezzo avanzato. Quindi noi riteniamo che l'intervento del medico di centrale operativa sulla parte clinica debba essere limitato a quelle situazioni dove si deve anticipare un trattamento salvavita e non altro. Quindi un trattamento salvavita va benissimo che sia, facciamo l'esempio pratico, l'adrenalina nell'anafilassi, c'è uno shock anafilattico piuttosto che una reazione estremamente critica che bisogna valutare col personaggio giunto sul posto, benissimo che ci sia un teleconsulto col medico di centrale operativa, non va bene che però questo teleconsulto sia, tra virgolette, il trattamento definitivo, magari per evitare l'attivazione del mezzo di soccorso medicalizzato territoriale. Questo non può e non deve avvenire. Perché ovviamente non è la buona pratica classica, clinica, che deve consentire al medico e all'infermiere del mezzo avanzato di andare, valutare e di gestire il paziente nel modo completo e appropriato. E noi sappiamo benissimo da tutte le raccomandazioni, anche sulle prescrizioni terapeutiche, che la prescrizione telefonica deve essere limitata a casi assolutamente particolari e non può essere, diciamo, lo standard, ecco, per cui vigileremo attentamente su quello che è il paletto che deve essere messo nella gestione ordinaria piuttosto che nella gestione straordinaria di un evento che ovviamente necessita in quel momento di un trattamento che non è possibile dare col mezzo avanzato perché magari questo è ancora in transito. E fin qui noi dobbiamo essere molto chiari. Perché non possiamo pensare e non avvalleremo e ci opporremo fermamente in tutte le sedi a qualunque riorganizzazione che preveda che ci sia una rarefazione eccessiva dei mezzi di soccorso con medico e infermiera a bordo. Questo perché noi riteniamo che sia necessario comunque garantire, secondo la parametrazione che noi riteniamo essere medico e infermiere ogni 60.000 abitanti per 350 km quadri di territorio, noi riteniamo che si debba avere un'organizzazione che al 98esimo, 99esimo percentile, adesso non entriamo nelle statistiche, però ci garantisca che a paziente presumibilmente critico, secondo la telefonata, possa corrispondere l'intervento in loco di un'equipe avanzata. Intervento in loco in una tempistica ragionevole. Noi non possiamo pensare di avere una rarefazione tale dei mezzi che il primo mezzo a intervenire disti 40 minuti. E non ci va bene nemmeno quella retorica di alcuni funzionari, di alcuni dirigenti che dicono: ah, ma se io dovessi mandare su tutti i codici rossi l'automedica, rossi base, rossi avanzata, perché sapete che in Emilia-Romagna il codice rosso, almeno in alcune parti della regione, viene sdoppiato in rosso base, rosso avanzato, rosso Mike, chiamatelo come volete, a dispetto invece di una codifica nazionale diversa. Quindi il codice, tra virgolette, rosso sdoppiato, eccetera, eccetera, non è che può diventare sdoppio il codice perché in questo modo evito di mandare l'automedica sul codice rosso o faccio valutare al personale volontario se è opportuno, magari col medico link, l'intervento del medico in loco. Se c'è un paziente presumibilmente critico, noi riteniamo che l'equipa avanzata vada sempre allertata e vada a valutare ogni singolo paziente, sapendo che una grande quantità di interventi che sono stati ricevuti telefonicamente dalla centrale sono naturalmente overstimati. E quindi noi dobbiamo parametrare, dobbiamo organizzare un sistema di emergenza non sulla base del volume di attività del paziente con la media dei polli, diciamo, cioè quindi col numero di interventi in 24 ore. Noi dobbiamo fare una valutazione ex ante, cioè sul numero di criticità previste.
E questo parametro in realtà l'ha fatto Agenas, definendo alcune strategie di calcolo dei fabbisogni di mezzi di soccorso. Quindi noi riteniamo comunque che l'intervento del medico di centrale operativa sia essenziale, sia importante la sua figura, non sia in alcun modo sostitutiva e soprattutto non sia in alcun modo una funzione che serve a prescrivere farmaci che non siano di supporto delle funzioni vitali, soprattutto perché in alcune circostanze noi dobbiamo prima valutare il paziente e poi fare trattamenti che sono conseguenti a una visita, a una valutazione, un inquadramento clinico che deve essere fatto da parte o del medico di territorio o dal medico di pronto soccorso. Tutti gli altri trattamenti che non siano di salvavita, di supporto alle funzioni vitali immediatamente necessari per la sopravvivenza del paziente o per evitarne il peggioramento, non dovrebbero essere gestiti telefonicamente, come se fosse la continuità assistenziale che consiglia di prescrivere la tachipirina per telefono. Non è questa la finalità del servizio di emergenza. E anche qui entriamo in un altro tema. Qual è il mandato dei mezzi di soccorso avanzato? Qui, diciamo, esistono due principali visioni in questo momento. Una è quella che prevederebbe i parametri, come abbiamo detto, da decreto 70, quell'altra invece è una visione che vede una rarefazione estrema dei mezzi di soccorso medicalizzato, che vorrebbe il mezzo di soccorso medicalizzato intervenire unicamente sull'ipercriticità, cercando di filtrare il più possibile tutti quei pazienti che invece potrebbero essere critici, ma non è detto che lo siano, perché sono ovviamente delle overstime del sistema 118, della centrale operativa, come è naturale che sia nel momento in cui vengono filtrati per telefono. Ora, noi siamo dell'idea che il mandato del sistema 118 sia ampio e sia secondo la parametrazione del DM70. Non riteniamo che si possano avere parametri di un medico a 200.000 abitanti, dobbiamo essere molto chiari e cristallini su questo. Non vogliamo un medico a 150.000 abitanti. Se noi in Italia abbiamo scelto di avere un medico di famiglia ogni 1.000 abitanti, un medico di continuità assistenziale ogni 5.000, non possiamo pensare che su questa parametrazione di rapporti ottimali il medico di emergenza vada a 1 a 150.000. Non può essere questo il modello. Noi siamo convinti che quello non sia un parametro percorribile per due ragioni. La prima è che non garantisce di poter formare, di avere il numero di posizioni per formare i nuovi medici. Noi oggi siamo in una carenza, i governi hanno scelto il raddoppio sostanzialmente dei posti di accesso a medicina. Avremo una grande quantità di professionisti pronti a entrare nel sistema e a garantire un sistema dove la professionalità sia elevata, cioè medico e infermiere sui mezzi. Non è solo un tema di posti di lavoro, non è una questione sindacale, è una questione strategica. Perché se noi abbiamo un numero sufficiente di posizioni, possiamo anche andare a garantire quell'integrazione che è già prevista dall'accordo collettivo nazionale tra i vari settori della medicina generale. E qui diventa molto lineare capire che se oggi, come da 20 anni, il sistema di emergenza territoriale nasce all'interno di un accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, un motivo esiste. Ovvero si prevede che nelle fasi, diciamo, più giovani della vita professionale di un medico, che viene formato specificatamente con i corsi di idoneità all'emergenza, questo si dedichi ad attività che sono più critiche, che sono anche più disagiate, quindi a bordo dei mezzi di soccorso, magari nei punti di primo intervento, secondo gli accordi in essere in Emilia-Romagna, li abbiamo recentemente rinnovati, anche con attività di supporto all'attività ospedaliera, garantendo in questo modo che il professionista possa operare nei mezzi di soccorso, possa operare nella rete dell'emergenza e, se lo deciderà, potrà portare queste professionalità, queste skill, queste abilità acquisite un domani all'interno degli altri settori delle cure primarie, così come nell'assistenza penitenziaria, così come nella medicina di famiglia, se lo vorrà, avendo un percorso logico che consente di arrivare a 60 anni senza dover saltare i fossi per la lunga sui mezzi di soccorso, ma portando nelle cure territoriali quel bagaglio di conoscenze e competenze che vanno oltre la gestione del cronico e che vanno anche in quella direzione che la stessa Regione Emilia-Romagna vorrebbe avere con l'introduzione dei CAU, cioè la gestione anche della piccola urgenza.
Noi non possiamo pensare di avere un modello con un medico a 150.000 abitanti e poi dire qualcun altro si dovrà occupare di tutto il resto. Perché quel qualcun altro è sempre la popolazione medica che abbiamo. E se noi non garantiamo a questi medici di poter sviluppare le skill, di poter sviluppare la formazione, di poter sviluppare tutte le abilità e competenze che servono a gestire anche l'urgenza maggiore o minore, noi non andremo da nessuna parte in un sistema sanitario che evolve e in una popolazione che invecchia e in necessità clinico-assistenziali che cambiano. L'alternativa a non voler costruire un modello che si basa già su quelle che sono norme esistenti, contratti già fatti, modelli organizzativi immediatamente percorribili, è quello che sta avvenendo oggi, cioè separare i sistemi, lasciare una grande quantità di lavoro esternalizzato alle cooperative e di fatto cannibalizzare il vero sistema di emergenza-urgenza. Questo è il rischio che noi vediamo correre. Quindi nel momento in cui Snami si oppone a determinate politiche, non lo fa solamente per motivi di massa salariale, gettito contributivo, numero di posti di lavoro. Non è solo questo il ragionamento. Il ragionamento è di sostenibilità a lungo termine di un servizio sanitario che comunque oggi come servizio pubblico è l'unico esistente a garantire servizio di emergenza. Perché il servizio di emergenza è meno remunerativo di tante altre prestazioni nel servizio sanitario e quindi di fatto oggi il servizio è pubblico e per legge è pubblico e deve funzionare bene quello pubblico. Non possiamo pensare di creare la concorrenza del decido se chiamare le ambulanze private. Il 118, così come il 112, rimane un servizio di pubblica utilità, rimane un servizio regolato e deve funzionare bene quello. Grazie di aver seguito.